Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi pagelle di Juventus Roma 1-1 e ci sarà anche una novità, perché sarà il terzo format delle pagelle in realtà su altrettante partite, ma credo di essere arrivato alla conclusione di aver creato il miglior format per le pagelle, me lo farete sapere anche voi qui sotto nei commenti. Non possiamo rilassarci perché ovviamente la Juventus non si ferma qui. Prossimo appuntamento mercoledì contro lo Spezia in casa. Ve lo dico già da ora, non ci sarà il post partita classico sul mio canale YouTube, bensì lo troverete su numero 10, quindi scaricate l'applicazione, la trovate qui sotto in descrizione, potete scaricarla gratuitamente dal link appunto che trovate qui sotto e il mio post partita sarà lì, insieme a tanti altri articoli e a tanti altri contenuti che sto scrivendo proprio per numero 10, dato che sto effettivamente lavorando per loro. E quindi fatemi sapere se vi piace l'applicazione, vi farà vincere anche eventualmente qualche maglia durante le estrazioni del caso, quindi vi conviene assolutamente scaricarla. Vi chiedo di lasciare un mi piace a questo video, un'iscrizione al canale, magari non siete ancora iscritti, ma probabilmente guardate comunque i video, siete in tanti a fare questa cosa. E iniziamo subito perché ci sarà tante cose da dire, sarà abbastanza lungo questo video, lo dico da subito, perché oltre alle pagelle ci sarà anche una breve analisi della partita utilizzando i dati che sono stati rilasciati ufficialmente dalla Lega Serie A. E quindi Juventus Roma 1-1, pagelle e analisi della partita. Partirei da qua, possesso palla, Juventus 57%, Roma 43%. La Juve ha tenuto la palla per 30 minuti e 5 secondi, c'è stato un dominio bianconero sul possesso della palla, però bisogna anche capire dove è stata trattenuta il pallone, quindi lo sviluppo dei ragazzi Allegri è stato il seguente: 14 minuti e 06 di possesso palla nella nostra metà campo e 15 minuti e 59 secondi di possesso palla nella metà campo avversaria. Incredibilmente diverso rispetto a quello che era accaduto a Genova con la Sampdoria, dove su 28 minuti e 59 secondi di possesso totale, soltanto 7 minuti e 35 secondi avevamo utilizzato il pallone, avevamo condotto il pallone nella metà campo avversaria. Decisamente molto male a Genova e nette migliorie invece nella partita di ieri. Credo che l'impronta, l'identità che c'è stata ieri e che è mancata a Genova sia stata evidente dalla TV, i dati lo confermano. Possesso palla Juve-Roma per quarti d'orario. Paradossalmente la Juve, che vediamo in blu scuro, ha dato la sensazione di essere più in partita quando non aveva la palla o comunque non aveva un dominio così grande della palla, quindi il primo tempo. Stessa cosa nel secondo, stessa cosa per la Roma, il secondo tempo in blu chiaro, probabilmente per via di un possesso palla più sterile, mi viene da dire magari più di gestione, quindi abbiamo detto la Juventus ha sviluppato anche tanto nella metà campo avversaria, magari molto più nel primo tempo, invece nel secondo c'è stato magari più possesso palla, un po' più sterile, un po' più vicino alla partita che abbiamo visto con la Samp, ma comunque diverso, lo vedremo nell'analisi. Tiri Juventus-Roma. La Juve ha tirato 14 volte in totale, ma soltanto in 3 occasioni ha centrato lo specchio della porta. Un po' poco, devo dire la verità, e dopo vi dirò anche il perché. Abbiamo comunque creato 8 occasioni da gol totali. La Roma invece ha fatto 8 tiri, di cui 4 nello specchio, quindi uno in più della Juve, ma ha tirato meno volte e ha creato 5 occasioni. 92 passaggi della Juventus nella tre quarti avversaria, solo 63 per la Roma. Anche in questo caso abbiamo migliorato perché a Genova con la Samp la Juventus aveva giocato pallone nella tre quarti avversaria soltanto 46 volte, quindi questa volta 92, stiamo parlando praticamente del doppio. Quindi molto molto bene, se avevo detto pochezza in Samp-Juve, invece in Roma c'è stato quel qualcosa in più. Dati interessanti, imprecisione bianconera nei cross, 21 cross totali provati dalla Juventus, soltanto 8 riusciti. E questo secondo me spiega tanto dei pochi tiri nello specchio, perché la Juve ieri sera ce l'ha fatto vedere, aveva questa volontà di sfruttare gli esterni, di arrivare sul fondo, di mettere il cross a servire Vlahovic, che tante volte invece non ha potuto raccogliere il pallone proprio perché il cross non arrivava. Su 21 totali, solo 8 sono passati e poi magari questi erano in posizione sfavorevole per colpo di testa o comunque Vlahovic era magari marcato bene dalla difesa della Roma, e quindi queste sono assolutamente cose da sottolineare. Secondo me c'è da migliorare nella qualità dei cross, dei passaggi da servire a Vlahovic, non tanto nella quantità, perché comunque 21 è un buon numero, però se ne sono passati solo 8, stiamo parlando praticamente di un terzo, c'è da migliorare. E qui vi metto Kostić, poi ne parleremo nella pagella specifica. Precisione Juve nel possesso, 442 passaggi riusciti, quindi l'89% dei passaggi totali, e ben 224 passaggi riusciti in avanti, dato anche questo in netta contrapposizione rispetto alla partita con la Samp. Palloni toccati Juve-Roma,
79 De Sciglio, 78 Danilo, 64 Bremer, 86 Alexandro, 48 Miretti, 65 Locatelli, 31 Rabiot, 55 Quadrado, 22 Vlahovic, 66 Kostic, 9 McKenny, 12 Rovella, ma in 4 minuti disputati, 10 Milik, Ken che è entrato insieme a Rovella, ne ha toccato uno solo, Rovella ne ha toccato 11 di più in 4 minuti, e Zaccaria 26. Numeri decisamente migliorati rispetto al possesso palla puramente difensivo e innocuo che avevamo attuato con la Samp. Vi invito ad andare a vedere l'altro video che avevo fatto con la Samp, dove avevo fatto comunque una sorta di analisi della partita, e i difensori centrali, ragazzi, avevano toccato, non dico il doppio perché non è vero, ma sui 100 palloni, e i centrocampisti non erano arrivati alla trentina, invece Locatelli questa volta ha toccato 65 palloni. Questo va a testimoniare anche la partita in crescendo di Locatelli rispetto all'altro giorno, e mi viene a dire che questo potrebbe essere dettato da una cosa che vedremo tra poco. Heat map Juve-Roma. Bianconeri dominanti sia nel primo tempo sia nel secondo, dove però è notevolmente calata l'intensità. Infatti vedete che la zona rossa tra attacco e centrocampo è sempre meno evidente. Roma leggermente più alta nel secondo tempo, senza comunque uscire dalla zona troppo difensiva. Infatti vedete che c'è più verde per la Roma nel secondo tempo, quindi segno che la Roma ci ha creduto di più, ma non ha fatto chissà quale partita, c'è stato un qualcosina in più. Invece la Juventus è calata perché le zone di intensità rosse sono diminuite, e secondo me è calata l'intensità. Modulo bianco-nero in Juve-Roma. Interessante la posizione di Miretti, lo vedete in grafica, il numero 20, che più da mezzala gioca da trequartista puro, leggermente decentrato sulla sinistra, per lasciare la possibilità di Vlahovic di attaccare sulla destra e liberare magari anche il mancino. Rabiot il 25 sul centro-destra, ma molto vicino a Locatelli, numero 5 sulla linea mediana. E appunto questa, siccome è la grande differenza, questo 4-2-3-1 sta migliorando i centrocampisti, perché Rabiot e Locatelli si trovano molto più a loro agio in una linea 2. E qua si apre un vaso di Pandora, perché dovesse davvero arrivare Bremer, e a quanto pare domani potrebbe essere la giornata decisiva, ne parleremo, ecco, allora dopo c'è da rimettere in discussione tutto questo ragionamento. Molto bene Bremer il 3 a destra invece che a sinistra, dove era stato schierato con la Samp e dove non mi aveva convinto troppo, soprattutto in fase di sviluppo. Ancora più evidente questo 4-2-3-1 in fase di possesso palla e quindi di sviluppo azione. È appunto determinante aver spostato Bremer a destra lasciando Danilo a sinistra. Secondo me è stata un'ottima lettura di Allegri, che condivido alla grande, e chi mi segue su Twitter nella giornata di ieri saprà che avevo tirato fuori questo argomento ben prima delle probabili formazioni, ben prima delle formazioni ufficiali, ben prima di iniziare la partita, quindi questa veramente la condivido alla stragrande. Bremer mi è apparso molto più sicuro di sé a destra, dove poteva impostare col suo piede forte. La Juventus si è abbassata nel secondo tempo, perché questa è una cosa che ho letto tanto anche nei commenti. No, e i dati parlano chiaro, perché il baricentro è stato di 54.7 nel primo tempo e 54.77, scusate, qua ho sbagliato, 54.77 nel secondo. Quindi il baricentro è stato praticamente lo stesso, leggermente più alto nel secondo. Quindi una Juve che rimane alta, il problema è che si è allungata e si è allargata, perdendo quella stabilità che aveva fatto sì di vedere una Juve veramente efficace nel primo tempo. Secondo me è stato un calo fisico e mentale, forse più fisico che mentale, ma per ovvie ragioni. Nel primo tempo eravamo lunghi 26.94 metri e larghi 34.76 metri. Nel secondo tempo siamo stati molto più lunghi e più larghi, 33.24 e 37.17. Voi come lo leggete? Ribadisco, per me è stato un calo fisico. Dove abbiamo toccato la palla in Juve-Roma? 758 palloni giocati in totale, 195 in difesa, 378 a centrocampo, 186 in attacco, 22 nell'area avversaria, di cui 5 Quadrado, 4 Rabiot e 3 Miretti. Allego il grafico, seguite la freccia, perché la parte alta è la difesa e la parte bassa è l'attacco. Abbiamo anche qua migliorato tantissimo i tocchi palla rispetto alla partita con la Samp. E io direi di iniziare le pagelle vere e proprie, perché secondo me Allegri ci merita 6,5 come valutazione. Io ho letto tante critiche ad Allegri anche nella giornata di ieri, e ho voluto fare questa analisi preliminare perché è giusto essere tutti allo stesso punto di analisi, dato che i dati ci hanno rivelato che comunque la Juventus la gara l'ha fatta. Secondo me, l'ho detto anche ieri sera, Allegri la partita l'ha preparata bene. 6,5 e non 7 o 7,5 per due motivi. Il risultato finale, cioè anzi tre, il risultato finale, la partita quindi non si è vinta. Continua a giocare a scacchi con Mourinho, che secondo me ci ha messo nel sacco, cambiando modulo e facendo sì che probabilmente andassimo a non capirci più niente rispetto al primo tempo, e con Mourinho che ricambia ancora quando Allegri cambia di conseguenza. Quindi secondo me la partita a scacchi l'ha vinta Mourinho, e credo che l'analisi di Mourinho sia stata molto lucida nel post partita, cioè abbiamo avuto un culo della Madonna a non prendere più di un gol nel primo tempo.
perché la squadra di Mourinho era veramente andata completamente, ci sono state le migliorie di Mourinho e credo proprio che Mourinho sia stato colui che ha permesso alla Roma di portare a casa un punto nella giornata di ieri, e quindi credo che Max qua abbia perso la partita a scacchi con Mourinho, perché se no, torniamo al punto 1, la partita si vinceva. Non mi sono piaciuti i cambi, non tanto Zaccaria per Rabiot, perché la mediana 2 funzionava con un giocatore come Locatelli, un po' più tecnico, un giocatore più fisico come Rabiot, si è seguita la stessa linea, perfetto. Avrei anticipato l'ingresso di Rovella al posto di un Locatelli che mi era apparso stanco e soprattutto ammonito nel primo tempo, quindi questo era un cambio secondo me che andava fatto prima. Non mi è piaciuta la lettura che poi ha spiegato anche in conferenza stampa post partita, ma che ci aspettavamo, ne avevamo parlato anche live su Twitch, di inserire McKennie largo a destra e Milik per cercare di sfruttare i cross dalla sinistra di Kostic, avere quindi tre saltatori, Vlahovic, Milik e McKennie, che capisco che possa essere efficace, però la Juventus fino a quel momento non era stata efficace nei cross. Kostic era un giocatore apparso palesemente fuori partita e quindi forse serviva qualcosa di diverso per cercare di portare a casa la vittoria. Per il resto secondo me abbastanza bene, peccato soltanto per il risultato che non è stato portato a casa, ma Allegri secondo me la partita l'ha preparata davvero davvero bene. Le critiche che ho letto ieri secondo me sono ingiuste e lo dice uno che l'ha massacrato post Sampdoria e l'avete visto nei video, quindi non trovo giusto attribuire delle colpe ad Allegri ieri, se non appunto questa gestione dei cambi e non aver portato a casa il bottino pieno. Analisi della partita, ancora una volta, perché prima di passare ai voti dei calciatori è giusto parlare del gol che abbiamo subito, perché ho guardato il loop, il gol che abbiamo subito ieri, e quindi vi faccio una domanda. Secondo voi la Juve difende a uomo, a zona o misto, in quella specifica situazione che poi abbiamo vissuto anche quasi a fotocopia dopo Milik ci ha salvato sulla riga? Perché inizialmente vedo Sandro sul secondo palo a marcare Dybala, Vlahovic sul primo palo, De Sciglio su Tammy Abraham, che qua è nascosto ma vi posso assicurare che c'è, si vede una gambina, e Bremer su Smalling, con Danilo e Cuadrado pronti a scappare fuori. Allora, qual è stato l'errore qua? Perché mi pare di capire che Sandro su Dybala, De Sciglio su Abraham, Bremer su Smalling e più tre a uomo, più tre a zona, questi tre a uomo e più tre a zona. Sandro Buca, perché Sandro Buca, l'intervento su Dybala, un ragazzo su Twitter mi ha detto, è stato preso in giro Allegri la settimana scorsa perché diceva che Miretti correva all'indietro e noi prendiamo gol effettivamente perché ieri Sandro ha corso all'indietro in quella specifica situazione, si è fatto bucare, Dybala fa un grande colpo per mettere la palla in mezzo e alla fine le marcature che avevamo prima non sono più le stesse, perché abbiamo Vlahovic sulla linea praticamente da secondo portiere ma coerente con la posizione di prima sul primo palo, più che altro ora abbiamo Bremer su Tammy Abraham e De Sciglio su Smalling invertiti ma nelle zone di riferimento, quindi è da dire, marchiamo misti? Abbiamo marcato male? Marchiamo a uomo? Non abbiamo fatto la scalata? Non li abbiamo seguiti? Qualcuno parla anche di colpe di Szczęsny, secondo me Szczęsny è incolpevole, secondo me la lettura più logica di questo calcio d'angolo dove abbiamo preso gol e si ripercuoterà poi nella valutazione del pagello, per quello che ho voluto farvelo vedere prima, è Alessandro che quella cosa non la deve fare e di conseguenza una palla che prima non doveva passare perché un buon posizionamento di Alessandro impedisce alla palla di passare, va a sminchiare i piani in marcatura per Bremer e per De Sciglio, che comunque sì, probabilmente non si muovono bene, ma questa situazione non doveva esistere. Quindi secondo me questa è la lettura più adatta, ma vi invito a farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti. E quindi voto 6 a Szczęsny, che secondo me è incolpevole. Non credo che ci possano essere responsabilità, e anzi, apro e chiudo parentesi, bentornato Tech, sapete bene quello che è successo a Villar Perosa, e mi fa molto piacere rivedere Tech in campo finalmente dopo le prime due partite saltate. Voto 6,5, Bremer più Danilo. L'abbiamo detto, una destra e una sinistra, invertiti. Danilo secondo me ha fatto un'ottima partita e qua si apre una discussione perché Allegri anche ieri sera ha ribadito che secondo lui Danilo avrà un futuro da difensore centrale. Devo dire la verità, concordo, perché Danilo non mi sembra il terzino moderno. Oggi i terzini devono spingere, devono accompagnare l'azione e Danilo lo fa di rado. Davvero poco, ci sono poche partite in cui mi ricordo Danilo sganciato, ma anche Pirlo l'aveva letta così, infatti l'aveva adattato a terzo centrale, finto, il terzino bloccato. Danilo centrale secondo me avrà davvero un futuro e ci può stare, perché io ve l'ho sempre detto che ho un po' paura per la gestione della difesa della Juventus e quindi con Bonucci che sappiamo che non reggerà tutta la partita, con Bremer che è la prima annata, con Rugani che non mi convince, con Gatti che a quanto pare ancora Allegri non vede,
Danilo può essere effettivamente un difensore centrale aggiunto. Però allora voglio un terzino. Voglio un terzino in più che possa giocare sia a destra che a sinistra. Perché sennò siamo obbligati a giocare con Cuadrado, terzino che tra l'altro secondo me potrebbe rendere al meglio in questa stagione, in quella posizione, perché davanti sta iniziando a incidere decisamente meno rispetto al passato, e soprattutto perché poi non puoi giocare un'intera stagione con De Sciglio, Alexandro e appunto Cuadrado come terzini. Quindi va benissimo, ma allora serve un terzino in più. Buona partita dei due centrali, secondo me hanno giocato veramente un ottimo calcio, hanno annullato praticamente Tammy Abraham se non in occasione del gol, e Mourinho anche qua è stato lucidissimo perché l'ha detto: Tammy Abraham ha giocato malissimo, Bremer l'ha portato a spasso per tutta la partita in anticipo, in contrasto, bravissimo. Poi su quella lettura lì del calcio d'angolo, ribadisco, qualche colpa Bremer ce l'ha, ma secondo me non eccessiva, così come non ce l'ha Szczęsny, perché quella palla non deve semplicemente passare. E infatti purtroppo Alexandro si becca 5,5 e secondo me ha fatto una buona prestazione. Secondo me aveva fatto una prestazione anche da 6+6,5. Però quello per me è un errore da matita rossa, perché prendiamo gol per una disattenzione. A questi livelli, l'ha detto mi pare anche ieri sera Pioli, i dettagli fanno la differenza e noi sui dettagli abbiamo ancora tanto da lavorare. Ed è anche un discorso secondo me che ci riporta al perché questa squadra deve fare la partita che ha fatto ieri sera per tutto l'anno e non le partite che si facevano in passato magari per cercare di portare a casa i tre punti con facilità. Perché le Juventus di Allegri del passato avevano una caratteristica comune in tutti i cicli. E qual è? Una squadra con una difesa fortissima anche nei singoli. Da quando Allegri è tornato sulla panchina della Juventus, questo non è stato più vero, perché Bonucci e Chiellini erano invecchiati, perché Rugani è sempre stato il quinto, invece in questo caso era diventato il quarto, se non addirittura il terzo, quando mancava Chiellini, o adesso che su Gatti non ci si sta facendo particolare affidamento, e soprattutto l'anno scorso è stato De Ligt il difensore di punta, che quest'anno non è più, e ai Bremer. Quindi capite bene che nei singoli, una BBC ai massimi livelli, e questo nuovo reparto di difesa, questo è quello dell'anno scorso con Chiellini e Bonucci a fine carriera, non puoi più fare affidamento sulla difesa, perché appunto l'errore lo fai sempre. E quindi questa Juventus deve pensare di giocare come essere sempre 0-0, e l'abbiamo visto anche l'anno scorso, in più occasioni viene in mente, io ribadisco che la partita emblema dell'anno scorso è stata la finale di Coppa Italia con l'Inter, dove rimaniamo bassi, passivi, senza voglia di fare la partita, senza voglia di aggredire gli avversari, senza voglia di provare a fare gol, come è stato esattamente tra l'altro in finale di Supercoppa. Ma in finale di Coppa Italia cosa succede? Che a un certo punto ci svegliamo, decidiamo di giocare a calcio, ci stacchiamo, entra Morata, giochiamo offensivi 4-2-3-1, Dybala, Morata, Cuadrado, e mettiamo sotto l'Inter, giustamente, meritatamente, rimontiamo e andiamo in avanti. E perché perdiamo quella partita? Perché ci torniamo ad abbassare, ad accontentarci, a gestire il risultato quando questa squadra non è in grado di farlo, perché è una difesa che non regge come regge da una volta. E quindi questo, secondo me, è il punto chiave, cardine al quale ripartire. Se Allegri capirà che non possiamo più gestire il risultato con questa squadra perché la difesa che ha non è quella del passato, e soprattutto se la squadra riuscirà a mantenere le prestazioni fisiche come abbiamo visto, migliorare i cross e quindi migliorare il numero di tiri in porta e quindi aumentare il numero di gol che andremo a fare, questa Juve può dirla sua. Questa Juve può assolutamente dirla sua, perché io ve lo ribadisco, questa rosa non è scarsa, ha dei difetti, certo, in difesa soprattutto, ma questa Juventus, per quanto mi riguarda, ha potenziale, e l'abbiamo visto sia nella partita con lo Sassuolo, sia ieri sera. E non dobbiamo mai dimenticarci che a questa squadra mancano Chiesa, Pogba e Di Maria, che in Serie A giocherebbero titolari in tutte le squadre e non sarebbero mai in ballottaggio. E questi sono giocatori che fanno ancora la differenza, probabilmente anche a livello europeo e mondiale. E quindi aspettiamoli, va benissimo, ma finché non arrivano noi dobbiamo cambiare la mentalità. Dobbiamo capire che non possiamo accontentarci come in passato una volta funzionava. Adesso non funziona più. Voto 6 De Sciglio, secondo me ha fatto una buona prestazione, poi ci sono stati alcuni errorini, tipo un passaggio a Pellegrini, due o tre errori in uscita, anche se vogliamo l'abbiamo letto sul calcio d'angolo, poi c'è da chiedersi perché De Sciglio deve marcare la punta titolare e non un difensore centrale, forse perché manca un altro difensore centrale di ruolo all'interno, e questa è una lettura. Secondo me De Sciglio ha fatto una partita da 6, perché ha fatto tante belle cose e tante cose che... però un po' meno cose che non mi hanno fatto impazzire, però qua si apre ancora il discorso, questo è un mio cavallo di battaglia incredibile. Noi continuiamo a vedere De Sciglio come una riserva, no ragazzi, De Sciglio è un titolare. De Sciglio ha fatto tutte e tre le partite, qualche minuto in più, qualche minuto in meno, ma ha fatto tutte e tre le partite. De Sciglio non è una riserva, ed è per questo un altro motivo che secondo me è necessario un terzino. Destro o sinistro, sceglietelo voi,
perché a questo punto a me piacerebbe uno che gioca su tutti e due i lati, se Danilo davvero sarà considerato difensore centrale. Locatelli avrebbe avuto 6,5, ne abbiamo già parlato prima, secondo me migliorati tantissimo nel discorso di 4-2-3-1 quando è uscito Rabiot, si è probabilmente anche spenta la Juventus perché Zaccaria non è entrato allo stesso modo. Locatelli aveva pure fatto un gol bellissimo, ha toccato più palloni, è stato nel vivo del gioco, ha smistato le palle come lui sa fare e come si faceva, come ha sempre fatto anche nel Sassuolo, nel suo modulo di riferimento. E quindi 4-2-3-1 ad oggi senza Paredes mi sembra il modulo al quale ripartire. Poi magari Paredes al 4-2-3-1 ci può giocare, però poi Paredes e Locatelli insieme non so se me li vedo. Quindi vediamo che cosa succede, però molto bene i nostri due centrocampisti ieri e finalmente, perché penso che sia la prima sufficienza che do ai centrocampisti a parte Miretti, perché sia Rabiot che Locatelli le partite che abbiamo fatto fin qui non mi erano piaciuti. A proposito di Miretti, 7. Ero indeciso perché ero più da 6,5 e poi mi sono detto, sai che cosa c'è? Che un calciatore classe 2003 che non ha mai giocato in Serie A se non le ultime 4 partite dell'anno scorso in cui la Juventus aveva già acquisito il risultato e quindi che si ritrova a fare la sua prima vera partita da titolare con la maglia della Juventus, una partita che conta qualcosa perché quella dell'anno scorso non contava più niente se non divertirsi, e fa una prestazione di questo tipo, si merita di essere premiato. Perché Miretti ha fatto una prestazione davvero... Allegri è stato perfetto nel descrivere Miretti, da veterano, che era quello che avevo detto l'altro giorno. È incredibile vedere come un ragazzo come Miretti possa entrare nella Juventus e sembrare quello che gioca nella Juventus da più tempo di tutti. Ribadisco, classe 2003, 19 anni, zero esperienza in Serie A, zero esperienza nella Juventus, fino adesso aveva giocato soltanto in Serie C. Si vede la differenza, di un calciatore davvero pronto. E se addirittura uno come Allegri, che va completamente contro il suo dogma, perché il dogma di Allegri è sempre quello, giocano i calciatori che hanno esperienza, poi che abbiano 37 anni o che ne abbiano 21 non mi interessa, mi importa che abbiano esperienza nella competizione. Miretti non ce l'ha e Miretti è stato stregato da Allegri, e anche qua andiamo in controtendenza, perché l'anno scorso sì, Miretti ha giocato le ultime 4 che non contavano più niente, ma quando siamo andati a Roma a giocare la finale di Coppa Italia con l'Inter, Miretti è stato in panchina nonostante avesse fatto molto bene fino a quel momento. Controtendenza, lo ribadisco, lo ridico, sarà lo slogan di tutta la stagione, si scrive Miretti, si legge meritocrazia, mirettocrazia, mi avete scritto nei commenti, concordo con voi, voto 7. 6 a Cuadrado, un po' impreciso, io sono sempre più convinto che Cuadrado in questa Juve possa essere un buonissimo terzino, un ottimo terzino, un discreto esterno, per un motivo, la palla che non dà Vlahovic a Genova e tira in porta, oppure i numerosi tentativi di ieri sera tirando in porta, mi hanno proprio dato la sensazione di vedere un Cuadrado che fino a qualche anno fa quelle cose te le faceva. Mi viene in mente il gol che ha fatto con l'Atletico Madrid a Madrid, io ero presente nell'anno di Sarri, mi è venuta in mente la traversa che ha preso col Porto con Pirlo, che credo che sia lo sliding door più grande della storia della Juventus, e ieri sera ha riprovato quella giocata. Adesso è la stessa giocata, un anno fa gol, un anno prende la traversa, l'anno due anni dopo la sciabatta completamente. Sono passati 4 anni, Cuadrado è un classe 88, sta invecchiando e queste giocate una volta magari gli venivano, ora non gli vengano più. Aggiungo che il Cuadrado migliore in assoluto io l'ho sempre visto in versione assist man più che goleador. Poi ci sono alcuni gol di Cuadrado pesantissimi, mi viene in mente la doppietta con l'Inter per dire, l'anno di Pirlo, oppure il gol con l'Inter nel 3-2 di Wayne, quindi ce ne sono una marea di gol di Cuadrado importantissimi, tantissimi, un numero incredibile. Però ora Cuadrado secondo me deve fare un passo indietro a livello di campo, quindi abbassandosi, un passo indietro a livello di mentalità, rendendosi conto che è un giocatore che va gestito, è un giocatore a fine carriera che non può più dare quello che dava in passato. Secondo me non ha fatto una brutta prestazione Cuadrado ma un po' impreciso. Kostic 5,5, perché ha toccato tanti palloni, ci ha provato, ha fatto anche un bel numero sull'esterno, si vede che è un calciatore con delle idee, della qualità, ma impreciso. E la sua caratteristica principale era proprio l'opposto, ed era quella della precisione, di servire tanti assist ai compagni. Non è una bocciatura, sono convinto che Kostic verrà fuori, ma nella partita di ieri credo che Kostic sia stato davvero così tanto impreciso da permettere alla Juventus di non massimizzare tutto quello che ha guadagnato sotto il profilo della costruzione di gioco, e quindi è una cosa da sistemare, da migliorare, ma Kostic forza che credo in te. 7 Vlahovic, perché tocca pochi palloni, è vero, ne abbiamo parlato e credo che tanto sia riferito anche appunto a Kostic.
però se dopo un minuto e 12 secondi, 13 secondi, 14, 15, non mi ricordo neanche più, mi metti dentro una palla del genere, col mancino, davanti a Dybala, una punizione di mancino davanti a Dybala, dopo 60 secondi che tornava a casa d'avversario. Due palle così, eh? In telecronaca Ambrosini dice una cosa importantissima: se questo inizia a metterci pure le punizioni ci divertiamo. È vero. E io aggiungo, se iniziamo a servirlo ancora di più, migliorando quindi ancora di più quello che si è visto ieri, ci divertiamo. Perché Vlahovic è un terminale offensivo di altissimo livello e già ha 3 gol in 3 partite. Questo rischia davvero di concludere la stagione con una trentina di gol all'attivo in Serie A, se riusciremo a servirlo in maniera adeguata. E abbiamo i giocatori per farlo, abbiamo soltanto bisogno di insistere su questa strada, perché questa è la strada giusta, ma non bisogna mollare e anzi bisogna migliorare. Bravo Dusan, in una partita comunque difficile, è stato un bellissimo duello con Smalling, probabilmente vinto da Smalling, perché Vlahovic alla fine non ha toccato un grandissimo numero di palloni, non è riuscito a concludere tante volte, però una perla, si porta a casa una perla balistica. Io sui colpi dei singoli mi emoziono, non posso farci niente. Quando ho visto l'altra sera il gol di Luis Alberto mi è venuta la pelle d'oca. L'avete visto nella live reaction cosa ho provato al gol di Vlahovic. Sono cose che veramente mi emozionano. 5 McKennie. L'anno scorso ho usato un termine forte su McKennie a inizio stagione. Impresentabile. Credo di dover rimarcare questo termine, che poi ha portato bene, perché poi McKennie è diventato uno dei giocatori migliori della Juventus, forse imprescindibile per un breve periodo di tempo nel centrocampo della Juve. Ma McKennie oggi è impresentabile, per un motivo: fuori forma, proprio una forma fisica raccapricciante. Penso di essere allo stesso livello di forma fisica di McKennie in questo momento, ma c'è un motivo. McKennie non ha fatto la preparazione, non ha fatto la tournée, l'ha fatta ma non si è allenato, non ha potuto reggere i ritmi per colpa di alcuni problemi fisici, poi gli era uscita la spalla, quindi si era fermato ancora. McKennie è completamente indietro a livello di condizione, e l'abbiamo visto a tutta la differenza del mondo da avere Miretti e avere McKennie in questo momento. Quindi 5, poi se lo mettiamo sull'esterno secondo me lo penalizziamo ancora di più, però anche qua non è una bocciatura, ma in questo momento McKennie è impresentabile e dovrà fare un lavoro certosino per rimettersi in forma, perché non ci siamo. 5 e mezza Zaccaria, è entrato ma non ha minimamente retto i livelli di Rabiot. Secco, lo dico tranquillamente, Zaccaria che è sembrato davvero 2 passi indietro rispetto al Rabiot di ieri. Ha giocato molto bene Rabiot, ha giocato molto male Zaccaria, secondo me entrambe le cose. Voto 6 a Milik, che è entrato, Allegri ha messo il raccordo, io anche qui ho letto, Allegri ha messo Milik a centrocampo. Allora ragazzi, non capisco se è malafede o se è semplicemente ignoranza calcistica, perché Milik non è stato messo a centrocampo. Allegri ha messo 2 attaccanti, un attaccante deve andare ad attaccare la profondità, un attaccante deve andare a prendere il pallone in un attacco a 2. A Vlahovic ha chiesto di attaccare la profondità, a Milik di venire incontro a fare da raccordo tra i reparti. Di cosa stiamo parlando? Milik ha fatto questo, l'ha fatto anche molto bene, è entrato molto bene nel vivo dell'azione, nel vivo del gioco, andava a prendere il pallone, cercava le aperture, ha fatto un buonissimo esordio Milik ieri, e poi ha salvato pure un gol sulla riga. Quindi Milik si prende il suo 6, ha giocato un quarto d'ora, non può essere chissà che cosa, ma lo dice uno che non voleva Milik, lo sapete bene, perché qua sul canale di Milik ne abbiamo parlato tantissimo, ho sempre detto ragazzi a me non piace, quello che volete, però ora che è arrivato Milik, io sto dalla parte di Milik, sono sul carro di Milik, e ieri Milik ha avuto un ottimo impatto. Sicuramente non andrò a tifare contro Milik, non farò una crociata contro Milik, perché non era il giocatore che volevo. Milik voto 6, buon esordio. Senza voto, Ken più Rovella. Vabbè, giocato troppo poco, Ken ha toccato un pallone, abbiamo visto prima, Rovella invece mi ha dato ancora quella sensazione di entrare nel vivo del gioco. Non lo so, io tratterrei Rovella, ragazzi, che cosa vi devo dire? Fagioli ieri non c'era, dicono un problema fisico, ma vedrete che uscirà dalla Juventus, per quanto mi riguarda. E invece Rovella, anche qua, ha giocato 3 partite su 3, Allegri ha messo dentro 3 volte su 3, qualcosa vorrà pur dire, probabilmente ad Allegri piace pure. Io cercherei di cedere altri giocatori. Se davvero sarà 4-2-3-1, non so dove mettere McKennie, per dire. Ne parlavo anche ieri sera. Vediamo cosa succederà. Ma anche se dovesse arrivare Paredes, Rovella è un ottimo backup. A meno che non si ragioni, se sarà 4-2-3-1, Paredes titolare e Rabiot di fianco a lui. E quindi Locatelli backup di Paredes, con un Locatelli che perde grado di titolarità. Vediamo cosa succede, perché con Paredes che arriva forse ha più senso il 4-3-3 anche in previsione del ritorno di Pogba. Vedete, abbiamo alcuni giocatori che gradiscono una mediana 2, alcuni giocatori che gradiscono una mediana 3.
Se Paredes arriva è l'unico in grado di giocare davanti e quindi allora servirebbero Vella come backup. È un po' da incastrare. Poi sono sicuro, sono convinto che la Juventus non avrà un modulo di riferimento, ve l'ho già detto anche nel video in cui vi parlavo della guida definitiva. Secondo me il 4-2-3-1 e il 4-3-3 saranno i due moduli di riferimento a seconda dei calciatori a disposizione e delle caratteristiche degli avversari. Quindi vediamo cosa succede, però mi dispiacerebbe davvero cedere Rovella. E questa, ragazzi, è stata l'analisi della partita, l'analisi delle prestazioni dei singoli. Fatemi sapere se secondo voi queste pagelle sono state le migliori. Secondo me sì, scorrevoli, discorsive, lunghe per forza di cose, ma sono riuscito con precisione a toccare tutti i tasti che volevo. Vi ho messo in sovraimpressione le grafiche con i giocatori, con i voti, con l'analisi, con gli errori che abbiamo commesso, ma anche con le cose buone che abbiamo fatto. E quindi aspetto dei commenti lunghi come compete a un video lungo. Ciao ragazzi, a presto.